Buongiorno ragazze, continua a nevicare senza sosta. Allora, il taglio sta iniziando ad avere un senso e sono contenta perché sono stati giorni, quasi settimane di crisi profonda perché non sapevo come cacchio farli stare, però stanno per l'appunto iniziando ad avere un senso. Styling di oggi, parentesi bio, ho testato una nuova combo utilizzando i prodotti che già avevo a casa e sono molto soddisfatta. Il video del venerdì oggi praticamente salterà perché è stata una settimana all'insegna del raffreddore e del lavoro, quindi non ho un granché da raccontarvi. Le cose che tra l'altro, no, boh, magari ve ne parlo domani, non lo so, è stata una settimana, niente, lasciamo stare. Notizie di cronaca brutte, non ho voglia di scherzare sulle stupidaggini oggi, mi va così. Però ne approfitto, visto che ho un po' di tempo e che volevo poi buttare tutte le cose che vi sto per mostrare, vi faccio una chiacchierata veloce veloce su alcuni prodotti finiti, così poi appunto vado a buttare i vuoti. Allora, iniziamo da due candele di Puro Bio. Tra l'altro di Puro Bio mi è arrivata oggi la matita nuova, la Long Lasting Deep Black da provare. Dovrebbe tenere fino a 8 ore, ve lo farò sapere. L'ho applicata di mattina, vediamo quanto dura. Allora, partiamo da due candele Puro Bio. Puro Bio è uscita con una linea home. Io ho ricevuto già due candele e un profumatore con le stecchettine. Il profumatore con le stecchettine è ancora lì, devo ancora aprirlo perché voglio finire gli altri. Scusate, stavo controllando una cosa. Le candele invece le ho già fatte fuori tutti e due. Io ho ricevuto la Joy e la Harmony. Allora, questo è un prodotto che a mio malincuore mi sento di bocciare perché sono candele che non profumavano. E visto che la funzione principale delle candele è lasciare profumo, e queste non lasciavano profumo, tra l'altro una si è anche consumata in maniera un po' storta, quindi non è arrivata proprio fino alla fine. Comunque no, non è un prodotto che acquisterei e non è un prodotto che consiglierei. A differenza invece di questa candela molto profumata di Muji. Muji fa delle candele molto profumose, abbastanza care perché costano sui 7 euro se non sbaglio, penso sia un caro come costo per una candela, però perlomeno quando l'accendete, insomma, il profumo si sente. Quindi questa invece la promuovo. Ho provato altre profumazioni di Muji. Questa è per l'appunto Spice Apple Compote, Compote de Pomme aux Épices, vabbè, me l'ha speziata. Quindi questa sì, la promuovo. Deodoranti di oggi sono tre. Abbiamo un invincibile, insuperabile Rock Cheops. Quanti ve ne ho fatti vedere di questi boccettini negli anni non si conta, non si sa. È il mio deodorante preferito insieme al Borotalco Invisible. E adesso non ne ho, strano, perché ne ho sempre in scorta. Sono in fase deodorante spray in realtà, perché la mattina sono pigra e non ho voglia di fare così, ho solo voglia di fare così. L'altro è questo Nivea Black & White Invisible Active. Io preferisco i miei Borotalchi. Questo l'ho utilizzato, l'ho finito, niente che mi abbia lasciato con particolare entusiasmo. Questo me l'ha regalato una mia amica perché a lei non piaceva, mi diceva che su di lei non funzionava, ed è l'Alchemilla Deomilla Neutro deodorante spray. Capisco perché su di lei non funzionasse, non funziona assolutamente neanche su di me. Quindi, ma ho qualcosa in testa? No, ho messo la pinza prima e sento ancora la sensazione della pinza. No, bocciato, 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 bocciato. Poi, tre prodotti di make-up sono il Dior Cushion, il Grandiose Extreme perché è scritto in francese, Lancôme. E il Lancôme Grandiose Liner, eccolo qua. Allora, il cushion, vi dirò la verità, sì come effetto, perché è un fondotinta leggero che si può stratificare, comodo da portarsi in giro, non per il costo e la quantità. Secondo me, per quanto prodotto c'è dentro, per quanto poco dura, non ne vale la pena. Questi due prodotti, fra mascara e eyeliner, ho preferito il mascara, no, scusate, l'eyeliner. Questo qui ha un bel tratto nero, intenso, dura, facile da applicare. Il mascara buono, ma niente, ma non lo ricomprerei. L'eyeliner invece sì. Quindi fra questi tre prodotti di make-up, diciamo che promuovo il Grandiose Eyeliner. Rimando, per non dire boccio, il cushion e il mascara Grandiose Extreme. Oddio, sta per arrivare lo starnutone.
ok. Viso, prodotti per la detersione, abbiamo il Nakomi Botanic Cleansing Foam e l'acqua shake di Defa. Non promuovo né uno né l'altro, entrambi i prodotti li ho utilizzati fino alla fine, però entrambi i prodotti non mi struccavano così profondamente come piace a me. Di Defa preferisco assolutamente il latte detergente rispetto a questo acqua shake micellare, di Nakomi preferisco i prodotti corpo che sono belli profumati, anche il gel a base di acido ialuronico per il viso mi è piaciuto tanto, questi due prodotti personalmente no. Sto finendo burro cacao a tutta forza perché sono, scusatemi se tiro su col naso, scusate tanto, sono tutta screpolata. Anche sulle labbra adesso ho il burro cacao, il quattro burri di erbolario che ho. Di là questo l'ho finito, era uno di farmacia, erboristeria, non so. Ne sto utilizzando veramente a raffica perché faccio così e poi me li passo anche tutti intorno al naso per ammorbidire un pochettino questa parte di scorticatura nasale e viva il burro cacao d'inverno, veramente. A livello di scrub invece voluto, ho finito questo. Questo è un mio scrub adoratissimo ed è il Oble Pica and Honey Body Scrub Deep Purification Active Organics No Parabens di Cosmetica Bio, la Natura Siberica, scusate, che trovate sulla Cosmetica Bio. Ve lo faccio vedere da vicino così poi lo cercate sul sito. Profumato, scrubbante, idratante, piacevole, bello da regalare, bellissimo. Un gran prodotto, un ottimo scrub. Poi, non siamo in stagione, però l'avevo nel cassetto da un po'. Finita una confezione di aloe. Questo quando l'ho usato l'ultima volta? Forse a ottobre, quando ero andata a Savona quel weekend, non ricordo. Comunque era lì da un pochettino, ne era rimasto poco poco, l'abbiamo finito. Aloe gel doposole di Equilibra, uno dei miei doposoli preferiti. Io adoro questo, il doposole di Equilibra a base di aloe, super rinfrescante, idratante, funziona, sfiamma, bello bello bello. Manca ancora un po' l'estate, ma indubbiamente sarà con me anche l'estate prossima. Ultimi due prodotti, un interessantissimo Intima Roberts Dermoattivo, sapone da bidet. E poi vi faccio vedere, perché ho finito, una l'avevo buttata in pattumiera, queste altre no, le Deep Drainage di ambadue, le Drops. La crema la sto ancora usando, ce l'ho in bagno, me ne è rimasta così, quindi a breve inizierò con qualcosa di nuovo. Continuo a confermare la positività dei miei feeling verso questo trattamento drenante di ambadue. Ricordate, crema più drops, cioè se prendete le drops dovete usarle in combinazione con la crema, altrimenti potete provare solo la crema. Trattamento urto che consiglio di fare un paio di volte all'anno, integrato poi con le altre vostre creme di bellezza, anticellulite, antinestetismi. Considerate che le drops vi durano per un trattamento di 4 settimane, invece la crema utilizzata praticamente tutti i giorni vi dura un paio di mesi. Ok, qui finiscono. Mi piacciono sti capelli oggi. Qui finiscono i prodotti terminati. Al momento, un bello gattino qui vicino a me. Nel video che magari girerò domani vi faccio vedere tre cose che ho preso, perché ho comprato con i miei soldini due apparecchi per i capelli. Harry, non esagerare però, perché ti voglio bene, ma se non mi mordi, se no inizia subito il conflitto adolescenziale. Mamma figlio. Due aggeggi per asciugarmi i capelli per due pieghe completamente diverse e un cappotto da Bershka che è arrivato in negozio e che vado a ritirare più tardi. Niente, Harry ha deciso che deve prendersi delle drops in testa. Bravo birbantone. Non è maltrattato, non vi preoccupate. Noi ci vediamo prestissimo. Vado a farmi un po' di foto perché sti capelli oggi mi sembrano venuti troppo bene, devo immortalare questo momento. Noi ci vediamo presto. Buona giornata, buon weekend innevato a tutte. Ciao!